Notizia dell'ultima ora. Pare che si sia verificata una serie di morti inspiegabili. Le persone sono state rinvenute riverse con la testa sul PC. La scientifica sta tentando di individuare la causa di queste morti. L'ipotesi più plausibile è quella di un serial killer, ma l'FBI non ha ancora rilasciato dichiarazioni. MC. Mind Cleaner, il panacea della psicosi del mondo. Quanto tempo vuoi cancellare? 3 mesi. Scegli. La inserisci nell'europort e premi il pulsante. E poi? Prima dell'oblio c'è il punto di sospensione. Per un attimo galleggerai come Ofelia in un limbo lontano, in risonanza con il nulla. Poi è l'oblio. Il corpo di Newman viene resettato e gli echi rimuovono i collegamenti neuronali. In fondo è come tornare indietro nel tempo. E quando ti risveglierai, avrai un nuovo archivio da ripopolare. Ti dispiace se me la spago qui? No. Che fine ha fatto la memoria collettiva? Un tempo era esperienza, vissuto, immaginazione. Una costellazione di ricordi in cui ciascuno poteva trovare la propria identità. Ora si riduce a tempi di loading e refresh. Il nuovo totem, la conoscenza fine a se stessa, è diventata l'oppio di un popolo di automi. Che cosa rimane di noi? Le protesi umane della nebbia digitale. Ci sono aggiornamenti sul caso delle morti inspiegabili. Secondo i rilievi della scientifica, tutte le morti sono riconducibili a un virus che intacca il sistema nervoso attraverso le chiavi neurali, causando le morti istantanee. Ora si sta cercando di scoprire la fonte di questo virus. Cosa? No. È il nome della rosa. Il virus che ho creato. Come può uccidere? Mio Dio. Forse la memoria digitale ha pervaso a tal punto la mente da poterla contaminare. Cosa sono? Un assassino? Un agente del caos? Un dio? No. Niente di tutto questo. L'armonia delle cose si è nascosta nel silenzio tra i rumori, nei vuoti tra le costruzioni, e nelle pagine bianche tra i capitoli di una storia che è andata troppo oltre. In fondo, sono solo un'uscita di emergenza, un caronte che accompagna le anime smarrite a dimenticare e disimparare, perché possano vedere il mondo con i propri occhi e cogliere qualcosa di più dei nudi nomi.